Il giorno del grande evento ha un sapore speciale. Cade dopo settimane di preparazione, di problemi brillantemente risolti e di ansia crescente. Una miscela speciale che ha visto Torre Annunziata e la Fiamma Torrese in prima linea per una due giorni di grande pallavolo. Tutti al Palasiani, per un sogno, la Coppa Italia di B2 femminile. Capodurso Palau, Parella Torino, Ezzelina Carinatese e poi la grande sorpresa dell'anno, la CMO Fiamma Torrese, organizzatrice ed outsider di una Final Four fortemente voluta a due passi da Napoli per meglio celebrare la stagione esaltante delle ragazze di coach Adelaide Salerno. Le prime a scendere in campo, rompendo il muro della tensione e dei pronostici, sono Ezzelina Carinatese e Capodurso Palau. Favorite sulla carta le seconde, reduci dalla festa per la promozione diretta in B1 con la voglia matta di completare l'opera mettendo in bacheca la prestigiosa Coppa Tricolore. La partita, salutata da un pubblico sin da subito molto partecipe, vede a sorpresa le ragazze di Ezzelina partire con la marcia giusta. Ricezione impeccabile, attacchi precisi, gioco armonioso e buonanotte ad ogni pronostico in un primo set inaugurale della Final Four, degno assaggio di un livello di gioco molto alto. Capodurso incassa e reagisce, le sarde si ricompattano dopo la sberla del primo game e prendono in mano le redini del match. Come da copione, come da pronostico, punto dopo punto, Palau distrugge l'entusiasmo delle venete che non riescono a bissare la spumeggiante gioco del primo set. Capitan Sintoni ricama gioco, quello per intenderci valso il salto in B1. E così cala il sipario, set dopo set, sulle speranze di Ezzelina di sovvertire i pronostici della vigilia. 1-3 è tutto come da previsione, Palau in finalissima ed Ezzelina costretta a giocarsi la finalina di consolazione. E poi spazio alle fiammette, osannate, supportate, incitate e sospinte da un Palasiani che definire gremito risulterebbe limitante. Come per Ezzelina, le padrone di casa partono contro ogni pronostico dinanzi alla forte Parella Torino. Squadra tosta quella piemontese, ordinata, fisicamente dominante, forse l'unica sulla carta paragonabile a Palau. Ma poco importa, perché la storia spesso la si scrive controcorrente e contro ogni tipo di preconcetto. Così la Fiamma Torrese parte non forte, ma fortissimo. Capitando la solla è un'ira di Dio, così come Lauro e Siano. Al Palasiani il pubblico è letteralmente in estasi, mentre Torino esce frastornato da un primo set tutto di marca torrese. La partita però è solo nella sua fase iniziale. Al cambio di campo cambia l'inerzia. Il Parella si rimette in carreggiata, arginando a muro gli attacchi di una CMO che nel secondo set si inceppa in attacco e soprattutto in ricezione. È un campanello d'allarme che mette i brividi a coach Adelaide Salerno, che in meno di 10 minuti si ritrova 1-1 con il morale sotto i tacchi delle sue ragazze. Sensazione avvalorata dal terzo set, Torino picchia e blocca, blocca e picchia, mentre la Fiamma non riesce più a incidere come ad inizio partita. Sembra finita, sarebbe finita, sotto 1-2, ma chi conosce la Fiamma sa bene che al Palasiani si lotta anche quando tutto sembra finito. Basta poco, un urlaccio collettivo, un proviamoci comunque ed il gioco è fatto. Nel quarto set si rivede la Fiamma e che tutti conoscono, gli attacchi che passano, le difese impossibili e quell'innata voglia di correre su ogni pallone fanno la differenza al cospetto della fortissima Torino. Non è finita, si va al tie break, è tardi, ma il Palasiani non vuol smettere di far festa. All'ultimo rettilineo però Torino piazza l'allungo decisivo, la faticosa rimonta pesa nelle gambe di Sollo e compagni, che così sono costrette a sventolare bandiera bianca, accontentandosi solo degli applausi della folla al termine del tie break. Palau e Torino in finale per un sogno, Torre ed Ezzelina in campo per l'onore. Il primo giorno di Final Four volge al termine, il secondo già albeggia all'orizzonte.